Sabato sera per ascoltare Flavio Giordano e soprattutto per conoscere questa sua ultima fatica. Ha pubblicato da pochi mesi, possiamo dirlo, pochissimi mesi, con la casa editrice che io rappresento, Edizioni Smasher, e ha pubblicato questo bellissimo romanzo. Non so se urlare ancora più forte o se smettere anche di pensare. Dovessero i pensieri rimbalzare tra queste pareti e svelare al mio nemico la piuttosto triste posizione nella quale mi sono appostato, nascosto, sarebbe più corretto nascosto, ma darebbe l'idea sbagliata, sembrerebbe quasi indicare che io tema cosa o chi potrebbe essere in agguato nell'ombra, ma io non ho paura di questo, ho paura dell'unica persona che so che in quell'ombra è entrata con me e, più nello specifico, mi terrorizza il perché non risponda. Ispiro profondamente, cercando qualcosa che mi possa aiutare tra quelle particelle di polvere umido che si fanno largo tra le mie narici. Chiudo gli occhi e respiro di nuovo. Allo stesso tempo tendo le orecchie, tentando di percepire ogni singolo suono. Un fruscio? Gli occhi quasi ciechi e la testa si muovono senza volere verso la mia sinistra. Sono passi e si stanno allontanando piano. Allora, abbiamo un secondo protagonista di questo libro. Questo protagonista è Londra, una Londra neutra, né bella né brutta, una Londra vera, quotidiana, fatta di metropolitane, odori, pioggia e freddo. Ci si muove con i soprabiti bagnati. Ora, la seconda domanda che volevo fare a Flavia è che si ricollega poi all'osservazione dell'editrice sul fatto che il titolo sia in inglese, e perché Londra? Allora, Londra. Allora, come prima cosa, credo che chiunque di noi abbia un posto, un luogo oltre quello che è casa, in cui ha lasciato il cuore o che col quale ha avuto subito una sintonia, dove ci si trova a casa pur non essendo casa. Quando si ha la fortuna di vivere a Roma è un po' più complicato forse trovare qualcosa di simile, perché si tende a fare costantemente dei paragoni e forse a essere sempre un po' insoddisfatti. Invece io con Londra ho avuto questo amore, questo colpo di fulmine che ho costantemente alimentato, perché è una città che amo, nella quale sono tornata più volte spesso, e nel momento in cui, per una necessità precisa di sviluppo della trama, l'ambientazione si è dovuta spostare al di fuori dell'Italia, perché qui non poteva essere ambientata come avrei voluto, Londra è venuta da sé, praticamente si è scritta da sola. Si deve essere aperto il cassettino dell'anima che era collegato a Londra. Comunque è una descrizione di Londra particolarmente interessante, perché non è quella turistica, proprio sembra quasi a volte di sentire l'odore dei cappotti bagnati e della metropolitana. Chi ha vissuto un pochino, che conosce Londra, troverà delle sensazioni molto molto particolari e molto molto legate a questa città. E l'altro argomento di cui volevamo parlare è quello dei rapporti umani tra i personaggi. Quindi Flavia ci può dire qualche cosa a riguardo dei temi che sono presenti in questo libro. C'è la solitudine, c'è l'amicizia, che poi è un filo conduttore importante per tutta la narrazione, ma abbiamo anche l'amore che nasce durante questa storia. Come si intrecciano, come poi... Allora sì, diciamo che parallelamente allo sviluppo del thriller si sono sviluppati anche inizialmente fuori dal mio controllo, perché poi chi scrive lo sa, che si parte magari con un'idea e poi i personaggi prendono forma e delle volte diventano anche fin troppo insistenti nel seguire la loro strada, anche che è magari molto diversa da quella iniziale che avevi scelto per loro. Sì, si sono sviluppati dei temi
uno fondamentale è quello dell'amicizia, ma è il filo che tiene unita tutta questa storia. Cioè il romanzo, come avete sentito, si apre con un richiamo, con una persona che cerca nella penombra un amico e quindi lo chiama per nome, e si chiude sostanzialmente comunque con questa presenza, con questo nome, con questa presenza costante che è un filo rosso che però è anche molto legata all'assenza.